solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalla città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed ormai è tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse loro: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il Signore, dopo aver liberato dalla schiavitù dell'Egitto il suo popolo, lo nutriva con la manna ogni giorno. Avete ascoltato come era e come veniva preparato per essere mangiato quel cibo. Ma a un certo momento non sono più contenti di mangiare la manna. Dicono a Mosè: «Dacci carne da mangiare». E Mosè non ha la carne da dare a tutto quel popolo. Allora va davanti a Dio e lo prega così: «Perché mi hai castigato? Tu mi hai detto di portare in grembo questo popolo, cioè di amarlo con tutto il cuore, di farlo uscire dall'Egitto e portarlo qui nella terra promessa. Ma intanto essi non sono più contenti del cibo che tu dai, vogliono la carne. E chi sono io da poter procurare carne per tutto questo popolo?» E addirittura è talmente scoraggiato che dice: «Se mi devi trattare così, cioè darmi questa responsabilità, farmi trovare in mezzo a un popolo che piange insoddisfatto e ricorre a me, fammi morire», lo ripete 2 volte. «Se questo è possibile, se io ho trovato grazia ai tuoi occhi, io non veda più una tale sventura». E il Signore, voi lo ricordate, l'ascolteremo fra qualche giorno, esaudì la preghiera di Mosè e mandò gli uccelli come carne da mangiare. E ma veniamo a Gesù. Gesù partì dal luogo dove aveva parlato delle verità del regno, su una barca, e si ritirò in un luogo deserto.
La gente però, avendo notato la direzione che Gesù aveva preso, che fa? A piedi, mentre i discepoli con le barche seguono Gesù, tutta la folla a piedi segue Gesù e lo ritrova. E il Signore di nuovo ricomincia a fare prodigi, a guarire tutti i malati, a consolare tutte quelle persone. Insomma, hanno fame di Gesù. E qui viene in mente, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quello che hanno chiesto gli ebrei nel deserto. L'hanno chiesto a Mosè: dacci carne da mangiare. Gesù dà il pane del miracolo da mangiare, finché c'è Lui, ma noi avremo bisogno sempre del pane di Gesù, nel senso che viene da Lui, ma del pane che è Gesù, un pane che nessuno potrebbe dare se non Lui. Il popolo di Dio cosa chiede al Papa, ai Vescovi, ai sacerdoti, ai ministri della grazia, dei sacramenti? Chiede il pane, chiede Gesù. Gesù ci ha pensato. Quando lo ha annunciato la prima volta si sono scandalizzati, lo hanno lasciato solo, tutta la gente se n'è andata, è andata via, solo gli apostoli sono rimasti intorno, tant'è che lui, quasi come una sfida estrema, poteva rimanere proprio solo se anche i dodici fossero andati via. Ma Pietro, in nome degli altri, ha detto: Signore, tu solo hai parole di vita eterna, dove andremo lontani da te? E allora Gesù ha procurato il pane per la Chiesa, affidando ai dodici apostoli questo dono grande: voi date me da mangiare alla gente che viene a voi. Davvero, allora, quello che dicevano gli ebrei, dacci carne da mangiare, ora avviene. Noi siamo qui tutti insieme. E voi, popolo di Dio, chiedete al sacerdote di Dio: dacci carne da mangiare. E noi vediamo Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Vedete allora che il discorso eucaristico ha radici lontane. Il popolo che cerca Dio, il popolo che ha conosciuto Gesù e cerca Gesù, ha sempre fame di Lui, di Lui. Le parole di Gesù non bastano, nutrono lo spirito, ma noi vogliamo essere trasformati in figli pronti per entrare nel regno del Padre. E allora abbiamo bisogno di assomigliare al Figlio. Per questo noi assimiliamo, mangiamo. Non veniamo solo ad adorare l'Eucaristia presente, ma quell'Eucaristia che è la carne di Cristo, noi lo prendiamo, diventa cibo. E la Chiesa avrà sempre da dare questo cibo. Infatti, quando dissero a Gesù: dove andiamo a comprare tanto pane per sfamare tutta questa gente? No, ho detto, non dovete andare a comprare. Glielo dovete dare voi. Ce l'avevano? Come facevano? Che carne davano gli apostoli? Il proprio corpo. Ma poi solo l'immagine è orribile. Ecco, invece ci vuole la potenza di Dio per trasformare in cibo per gli uomini il suo stesso corpo, il suo stesso sangue. Questo miracolo, ricordate, Gesù li aspettò tutti e di nuovo ricominciò a compiere miracoli. Questo è il miracolo che Gesù compie aspettando ogni giorno. Non viene
l'Eucaristia nelle vostre case. Siete voi che venite dalla casa di Dio per mangiare l'Eucaristia. E il Signore ce n'ha per tutti. Avanzarono 12 ceste, 12 apostoli, tanti quanti sono i vescovi, tanti quanti sono i sacerdoti, sono ad amministrare questa carne di Cristo. Per il mese di giugno e di luglio noi abbiamo meditato, no? L'Eucaristia, il corpo di Cristo, cibo divino per noi uomini, l'abbiamo meditato nel mese del Sacro Cuore, giugno, nel mese di luglio, mese del preziosissimo sangue, abbiamo meditato questa bevanda di salvezza. Voi notate, certo, che noi quando facciamo la consacrazione ripetiamo due formule. La prima per consacrare il pane, poi la seconda per consacrare il vino. Quindi abbiamo il corpo e il sangue. Ora, nutriti di questa Eucaristia, di questa carne di Cristo, di questo cibo di vita eterna, noi diventiamo veri adoratori dei misteri di Dio. Quando siamo andati al Papa, eravamo oltre 30.000 persone nei gruppi di preghiera, il Papa ci disse: voi dovete essere adoratori dei misteri di Dio e annunziatori della sua misericordia. Facciamo l'inverso qui. Prima noi ci appelliamo alla misericordia di Dio, no? Nella messa, Signore, pietà, Cristo, pietà. Poi il sacerdote vi dice: ecco Cristo, è il pane di vita, è l'agnello di Dio che viene a voi, che vi nutre. Questa carne di Dio vi fa degni dell'eterna beatitudine di Dio nella sua casa. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.